Si sente adesso? Va meglio? Vediamo un po'. Datemi un po' qualche conferma. Ok. Bene, bene, dicevo molto velocemente, salutavo tutti facendo già d'ora auguri di buone festività a voi e rispettive famiglie. Mi scusavo per l'assenza dell'11 dicembre, ma ero con 39 di febbre e sarebbe stato particolarmente complesso intrattenervi per un'ora, insomma, quindi era parecchio difficoltoso. Di che cosa parliamo oggi? Oh, non so quanti di voi hanno già seguito altre edizioni. Questo è un pacchetto di slide che riprende ed amplia quello sull'analisi e trattamento del rischio che abbiamo, se non vado errato, narrato in data 12 ottobre. Quindi per una parte ci si sovrapporrà, per un'altra parte invece parleremo degli aggiornamenti del PNA. Quindi soprattutto sulle cose di carattere più generale ormai, parliamo di una legge, la 190, il PNA, la 190 ormai da 3 anni, il PNA da 2 anni e mezzo quasi, non parlo dell'aggiornamento ma del vecchio PNA che sono in giro, quindi andrò molto ma molto veloce. Se ci sono particolari richieste, vi prego di fare le domande che qui chi sta in redazione e chi si occupa del tutto mi riproporrà a fianco e io cercherò di rispondere o durante o in coda, a seconda di come reputerò più utile fare. Allora, direi che quindi possiamo cominciare. Vediamo un attimo se riusciamo. No, non è così. Ok. Perfetto, ci siamo. Io presento sempre quando faccio, non solo quando faccio seminari relativi al rischio di corruzione, ma anche quando faccio seminari sull'etica, sulla legalità, sulla cultura della legalità soprattutto, questo dato che io reputo abbastanza sconvolgente dell'Eurobarometro, ormai 2013, siamo in attesa di quello a valere sul 2014 realizzato nel 2015. Queste sono una serie di domande che sono state fatte appunto per la redazione di questo indicatore di percezione della corruzione da parte di Transparency, in collaborazione appunto con questo speciale Eurobarometro, domande che vengono fatte al contrario del famoso Transparency Index, quindi il Corruption Perception Index realizzato annualmente da Transparency. Queste domande invece vengono fatte a persone che si occupano da vicino della corruzione. Che cosa significa? Significa che sono persone che hanno una diligenza superiore alla media, funzionari pubblici, giuristi, esperti, gente che ha avuto a che fare in termini di lotta alla corruzione o di studio o che comunque va nei tavoli che contano, con riguardo alla lotta alla corruzione. Dicevo, a differenza dell'indice invece generale di Transparency, quello invece viene redatto a partire da che cosa invece? Da domande che vengono effettuate, anche se ben selezionate, a persone di ogni estrazione. Quindi qui parliamo di gente che dovrebbe avere le mani in pasta e dovrebbe adoperarsi sull'argomento giorno dopo giorno. Vado molto veloce, vi faccio notare, qualcuno mi dice che non si legge la percentuale della prima domanda, non si preoccupi, signora o signorina Paparella. Adesso vediamo subito. Dice, pensa che la corruzione sia un fenomeno dilagante? In Italia gli italiani rispondono praticamente un plebiscito, il 97% delle persone, 97% delle persone in Italia reputa che sia un fenomeno dilagante. Il dato non è che si riduce molto se andiamo a vedere a livello di intera Unione, perché è al 76%, però denota appunto un'eventuale presenza dell'annoso fenomeno maggiore in Italia rispetto all'Unione Europea globalmente considerata. Che cosa accade? Che se si chiede poi a queste persone, la subisce personalmente nel quotidiano, le proporzioni, le risposte affermative crollano e le relative proporzioni si mantengono, 42-26, salvo poi riesplodere sempre con più o meno la stessa intensità, tanto a livello di Italia quanto Unione Europea, se si chiede corruzione e raccomandazioni sono il modo più semplice per ottenere accesso ai servizi. Il problema sta nella quarta domanda, dove c'è un'incongruenza forte e vi consiglio sempre quando riporto questi dati di confrontare gli esiti della quarta domanda soprattutto con la prima. Cioè, denuncerebbe un episodio di corruzione? Guardate un po'. In Italia la percentuale, pensano tutti che la corruzione sia dilagante, ma la percentuale di quelli che la denuncerebbero cade quasi della metà. A livello Unione Europea no, se considerate che si passa dal 76 al 70% e quel 70% tiene conto anche dell'Italia, quindi che cosa significa? Che quella discesa è maggiormente dovuta alla forte flessione che c'è qui in Italia. Ma al di là di questo, il problema qual è? Il problema è quello che vi dicevo in apertura, ossia che queste domande sono state fatte a persone che sono competenti in materia, che se ne occupano e che quindi dovrebbero concorrere a fronteggiare il fenomeno. Se neanche loro, in buona parte, quindi il delta tra 56 e 97%,
non sarebbe disposto a denunciare un episodio di corruzione, ci viene da chiedere chi è che lo dovrebbe denunciare. Quindi questo è un problema abbastanza annoso. C'è sempre l'annosa domanda, dice quanto siamo etici? Speriamo che gli esiti di questo indice siano sbagliati poi nella correttezza di quello che accade, perché altrimenti sarebbe preoccupante. Anche se in realtà possiamo trovare molte, ma molte ragioni dietro questa domanda, su tutta la fragilità normativa, la severità della pena, il vantaggio che si ha a denunciare, ma al di là di questo, il problema qual è? Il problema è che bisogna mettere in campo un'efficace strategia di contrasto alla corruzione per far sì che queste percentuali vadano ad avvicinarsi, parlo quella di risposta alla prima domanda con quella dell'ultima. E allora andiamo avanti. Il quadro normativo qual è? Scusate, ho sbagliato, eccomi qua. Il quadro normativo qual è? È questo. È già pesante, annoso e si è andato a, diciamo, ad arricchire sempre di più nel corso del tempo. Diciamo che il primo grande blocco ce lo dà, lo vedete sulla vostra sinistra, la legge appunto, la 19212, che ormai ha più di 3 anni, varata nel novembre del 2012. Questa legge, diciamo, ha portato a cascata con sé tre altre norme. Primo, l'aggiornamento del codice di comportamento. Secondo, la legge in tema di trasparenza, quindi obblighi di trasparenza, pubblicità e pubbliche amministrazioni. Terzo, il famoso decreto su inconferibilità e incompatibilità di incarichi. Quindi capite che c'è stata subito una copiosa produzione normativa. E nelle more dell'adozione da parte dei piani triennali di prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni, che cosa è accaduto? Che ci è voluto quasi un anno da quando è stata emanata la legge per l'adozione da parte dell'ex Civit, ora ANAC, del piano nazionale anticorruzione, predisposto però dal Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi la Civit. Oggi ANAC validò soltanto quel piano, cioè disse che andava bene dopo opportune analisi, insomma, e lo ha licenziato. Da allora che cosa è successo? Parecchi problemi, così ci avviciniamo anche alle cose di cui dobbiamo parlare oggi. Ci sono stati parecchi problemi. Anzitutto il piano è stato considerato in molti casi insoddisfacente o inadeguato e che soprattutto non tenesse, si argomentava che non tenesse conto le esigenze di alcune talune amministrazioni, specialmente da un lato quelle a più elevata complessità, dall'altro quelle particolarmente piccole e povere sia di risorse umane sia di risorse strumentali che finanziarie. Dall'altro lato, che cosa è accaduto? Che il Dipartimento della Funzione Pubblica di fatto si è reso conto che non poteva da solo lavorare su queste cose, aveva bisogno dell'ANAC. L'ANAC appunto nel frattempo diventa tale a seguito della trasformazione della Civit, viene potenziata con, e vado ad un altro decreto legge importante, il numero 90 del 2014, poi convertito in legge 114, che appunto diede luogo alla soppressione dell'autorità di vigenza dei contratti pubblici e al trasferimento di tutto il personale in seno alla nuova autorità nazionale anticorruzione. La verità è che di persone che si occupano veramente di anticorruzione dentro l'ANAC non ce n'erano e tuttora probabilmente non ce ne sono abbastanza, nonostante la forte leadership e personalità di Raffaele Cantone che tutti conosciamo. Perché? Perché tutte le persone che sono passate dalla VCP all'ANAC sono persone che si occupavano appunto di vigilanza sui contratti, che hanno una capacità ispettiva di vigilanza e delle competenze più giuridiche per la lotta alla corruzione sul campo degli appalti e della contrattualistica, ma noi sappiamo bene che il fenomeno corruttivo è un qualcosa di molto più ampio, anche se è vero che lì si annida particolarmente. Sicché che cosa è accaduto? Che nel frattempo c'è stata un'altra legge, la nuova legge anticorruzione, diciamo, la 69 di quest'anno, che diciamo non disciplina solamente l'anticorruzione, ma disciplina anche, novella anche il falso in bilancio, le associazioni di tipo mafioso. Che cosa fa soprattutto? Una cosa buona che fa è che allunga, diciamo, magra consolazione, però almeno ce l'abbiamo, allunga i tempi di prescrizione per la maggior parte dei delitti, dei reati contro la pubblica amministrazione, su tutto quello di corruzione. In questo modo, diciamo, un eventuale disegno criminoso che tiene conto appunto di opportunità e ricompense da un lato e dall'altro di sanzioni e dall'altro lato di sanzioni e appunto la possibilità di essere perseguiti e severità della punizione, fa sì che sia un deterrente, perché effettivamente abbiamo allungato i tempi. In mezzo a tutto ciò le amministrazioni che hanno fatto si sono trovate appunto invase da questa copiosa produzione normativa. Hanno dovuto cominciare ad adempiere a tantissime richieste che la norma faceva, ma più della 190, soprattutto il 33, ovviamente non dico niente di nuovo.
E quindi si sono trovate, si sono confrontate con questa prima edizione del piano che uscì nel settembre 2013, quando i piani dovevano uscire all'inizio del 2014. Quindi che cosa è successo? Che la primissima edizione dei piani, quindi quella varata all'inizio del 2014, quindi il piano triennale 2014-2016, scontava tutta una serie di carenze da un lato e logica meramente adempimentale dovuta al fatto che c'era bisogno di tempo per, tra virgolette, assimilare quelli che erano i disposti del PNA. Per la redazione del Piano Nazionale Anticorruzione. Tra l'altro, una cosa che fu lamentata all'epoca, ma che, pensateci bene, si ripropone anche adesso in una certa qual misura, è che far uscire le linee guida di fatto il PNA per la redazione dei piani triennali di prevenzione della corruzione a settembre, proprio quando prende l'abbrivio della programmazione, si entra nel vivo, non prende l'abbrivio, ma si entra nel vivo della programmazione dei comuni, delle regioni e più in generale di ogni amministrazione pubblica per l'anno seguente in termini di programmazione di bilancio e gestionale, fa sì che veramente ci sia un affollamento di lavoro negli uffici non facilmente gestibile che può comportare appunto il tararsi di rispettare la norma secondo una logica meramente adempimentale. D'altra parte il piano aveva una serie di problematiche che adesso passeremo brevemente in rassegna e si è cominciato a parlare già dopo poco tempo dalla sua uscita della necessità di correggere il tiro per alcune amministrazioni, renderlo da un lato più snello e dall'altro più fruibile, renderlo uno strumento veramente utile. Il fatto che ci sono alcuni passaggi che non sono chiari su come le amministrazioni si devono comportare all'interno del piano, tutto ciò è sfociato appunto in questa determinazione numero 12 del 28 ottobre di quest'anno, quindi parliamo neanche di 2 mesi fa, che rappresenta un aggiornamento che io direi soft al Piano Nazionale Anticorruzione. Come vedremo, vi rinvio a dopo quello che diremo soprattutto verso la conclusione di questo incontro virtuale. Il problema qual è stato? Il problema è stato che un'altra legge, la 124 del 2015, dello scorso maggio se non erro, ha all'articolo 7 di fatto demandato, no scusate, non dello scorso maggio ma dello scorso agosto, quindi lo scorso 28 agosto, ha di fatto demandato il governo, una delega al governo, a rivedere appunto anche i contenuti della legge 190, specie con riferimento a ciò che significa poi effettivamente fare strategia anticorruzione dentro le amministrazioni. Questo che cosa significa? Si è capito da subito, dopo l'emanazione di quella legge, che quest'anno, che si è già annunciato appunto da Cantone, avremmo potuto avere un aggiornamento solo soft del piano nazionale anticorruzione. Perché? Perché una volta che si interverrà normativamente entro marzo, come da delega, perché la delega dice entro 6 mesi ed eravamo a fine agosto, quindi entro la fine di febbraio, inizio marzo. Una volta che, sperando si rispettino le scadenze, si interverrà normativamente, potrà essere rilasciato un nuovo piano. Speriamo però di nuovo che questo nuovo piano non venga rilasciato negli ultimi mesi dell'anno, ed è stato così anche per l'aggiornamento, perché di nuovo la logica della programmazione e la lotta alla corruzione meritano entrambe il dovuto spazio, sono in collegamento, ma si deve essere anche in condizione di poter fare le adeguate riflessioni per la messa in campo delle adeguate misure, scusate la ripetizione, di fronteggiamento del fenomeno corruttivo. Quindi diciamo che questa slide vi dà da un lato il quadro d'insieme, dall'altro ricostruisce il percorso e ci consente di cogliere alcune criticità che la strategia nazionale anticorruzione ha evidenziato nel corso di questi ormai 3 anni, da quando appunto è stata emanata la legge 190. Brevemente sul concetto di corruzione, non so quanti già hanno assistito a mie lezioni o webinar in vivo o in virtuale. Ricordiamoci, questo viene ripreso appunto anche nell'aggiornamento del PNA, che il concetto di corruzione a fini preventivi è un qualcosa di molto più ampio di quanto rubricato all'interno dei dedicati articoli del codice penale. Diciamo che entra in gioco ogni qualvolta c'è un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato per ottenere vantaggi privati. E attenzione che quando c'è l'utilizzo appunto un abuso del potere che si ha, okay, per ottenere vantaggi privati e questo causa un malfunzionamento, in ogni caso, appunto, a prescindere dalla rilevanza penale, si può parlare di corruzione in un senso molto ampio del termine. Non bisogna confondersi, che cosa significa quindi? Che si può essere perseguiti per corruzione intesa in senso così ampio? No, ma questa è una, diciamo, nozione di corruzione che dobbiamo darci ex ante per sviluppare la strategia. Ciò non toglie che quando vengano in evidenza questi malfunzionamenti dovuti ad un uso, appunto,
diciamo, scellerato o comunque sia non diligente del potere per ottenere vantaggi privati, si può ricadere appunto in altre fattispecie previste dal codice penale che appunto potete ben conoscere, abuso d'ufficio, peculato, danno erariale e via dicendo. Pertanto il concetto di corruzione a fini preventivi è particolarmente, diciamo, ampliato. La legge 190, qui vado ancora proprio breve, risponde appunto a quelli che sono i trend in atto a livello internazionale, soprattutto la Convenzione ONU di Merida e quella penale sulla corruzione di Strasburgo. Viene fuori come esito di anni di consultazione, arriva tardi, elemento di contesto, perché altri paesi sono già dotati di una legge anticorruzione da molto tempo prima di noi. La maggior parte dei paesi inizia durante gli anni 90, altri si accodano all'inizio del nuovo millennio e noi arriviamo nel secondo decennio del nuovo millennio. Non abbiamo una legge anticorruzione che riguarda la corruzione in ambito pubblico. La corruzione in ambito privato è disciplinata in particolare dal 2635 del Codice Civile e la corruzione politica. Vi ricordate, se non ve lo ricordate, ve lo rammento io, il caso in cui il Consiglio Superiore della Magistratura lamentò, ci fu una levata di scudi da parte del CSM quando fu approvata la 190 del 2012 perché non conteneva disposizioni in tema di corruzione politica, ma anche lì ci stiamo muovendo. Tra l'altro, anche quello che stiamo vivendo in questi giorni, proprio ultimissimi giorni, ci fa rendere conto come l'attenzione sia sempre massima dell'opinione pubblica attorno alla politica. Avete visto il caso Boschi, la mozione di sfiducia, quindi il problema che c'è anche di emanare una legge apposita del conflitto di interesse per quanto riguarda le istituzioni. Sono tutti temi contigui tra di loro questi e capite bene che se non c'è una percezione di uniformità, di equità nelle pene, di severità e di rigore da un lato e di appunto capacità di mettere in campo delle norme che veramente fronteggino questi fenomeni, tout court, qualunque sia il ruolo ricoperto all'interno della società, si possono creare appunto dei malumori particolarmente spinti, che poi possono essere legittimati e giustificabili, oppure non legittimabili e tantomeno giustificabili, ma questo appunto ci porta ad una grossa confusione. Quindi è opportuno ordinare. Strategia nazionale anticorruzione, creare un contesto sfavorevole, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. Infine, ridurre opportunità che si manifestino i casi. Ora, come potete vedere, questo pacchetto di slide che poi avrete a disposizione sono 72 slide. Qui c'è la parte iniziale che io supererei perché è particolarmente ormai nota e stranota. Ricordatevi di vedere quello che è il regolamento, il potere sanzionatorio dell'ANAC per l'omissione dell'adozione del piano, ma non tanto per quello, quanto piuttosto per piani che scimmiottino, riproducano i piani di altre amministrazioni. Si può incorrere in diverse sanzioni. Stessa cosa riguarda il codice di comportamento. Io adesso vorrei parlare con voi invece di quello che è il processo appunto per il trattamento dei rischi, quindi tutto quanto il processo che parte dall'individuazione delle aree a rischio fino ad arrivare a predisporre le misure per il trattamento del rischio. Perché questo? Questo ci serve per vedere come dovrebbe essere fatta appunto un'analisi del rischio. Ideale, più o meno ideale ovviamente, sulla base delle esigenze delle amministrazioni, per poi vedere quali sono stati i suggerimenti, raccomandazioni o nuovi obblighi che ha messo il nuovo aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione. Lo sapete bene, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è il documento fondamentale per la strategia di prevenzione della corruzione ed a natura programmatica dovrebbe inglobare tutti quelli che sono appunto le misure di prevenzione. Bisogna evitare il paradosso, ossia dettagliare troppo la questione perché altrimenti si rischia di passare da un qualcosa che non è disciplinato a un qualcosa che diventa particolarmente annoso per l'amministrazione e pertanto tutto questo viene fatto grazie all'analisi del rischio, vedete che costituisce il fondamento, ci diceva già l'OECD nel 2009, costituisce il fondamento per l'individuazione all'interno dell'organizzazione delle misure per aumentare la resistenza rispetto a tali vulnerabilità. C'è qualcuno che mi scrive, spero con riferimento agli ultimi aggiornamenti. Assolutamente, Rocco Ierone, adesso vedremo gli aggiornamenti. Dicevamo, quindi bisognerebbe fare un'oggettiva analisi e valutazione dei rischi, ci diceva il Greco, ma in realtà non è così, perché quando si va a valutare la misurazione può essere più o meno oggettiva. La valutazione che di solito viene fatta da una persona o da più persone implica sempre soggettività. Al di là di questo, quali sono le fasi appunto per l'individuazione dei rischi e la formulazione delle misure adatte.
Ci sono, vedete, cinque fasi e due trasversali. Si va dalla definizione del contesto all'identificazione del rischio. Si deve analizzare il rischio, quindi capire qual è la sua genesi e quali sono i suoi fattori abilitanti, ci torneremo tra un po'. Va fatta una valutazione del rischio e a tal riguardo c'è l'allegato 5 del PNA che ci dice come deve essere fatta la valutazione del rischio. E infine il trattamento. Trattare il rischio che cosa significa? Individuare le misure più opportune per la sua mitigazione. In tutto ciò, due fasi trasversali e che coprono l'intero processo sono quelli della comunicazione dall'alto al basso e dal basso all'alto di quanto avviene e il monitoraggio delle misure messe in atto. Questo in un'ottica di miglioramento continuo. Non a caso miglioramento continuo perché? Perché il richiamo appunto alle norme UNISO, in particolare la 31.000, che è quella che tratta di gestione del rischio. Attenzione, a volte c'è una convinzione invalsa, la UNISO 31.000 non tratta la gestione del rischio nelle organizzazioni pubbliche, lo tratta in qualunque organizzazione, in qualunque tipologia di organizzazioni. E cosa ancora più importante, tratta la gestione del rischio di qualunque genere, di qualunque tipo, scusate, di rischio, non segnatamente il rischio di corruzione, ma siccome il rischio di corruzione è uno degli n rischi che possono annidiarsi all'interno di un'organizzazione pubblica o privata che sia, si può ben adattare la UNISO 31.000 anche al rischio di corruzione. Questo è il motivo della scelta del Consiglio. Bianca Colucci chiede, comunicazione in che senso? Anzitutto in partecipazione attiva, in coinvolgimento, giacché la 190 dà una responsabilità, un obbligo di osservazione dei disposti della legge a tutti quanti i dipendenti. Quindi tendenzialmente tutti dovrebbero essere coinvolti nella redazione del piano e nelle amministrazioni particolarmente complesse, dove magari questo non può avvenire, non fosse altro solo che per esigenze di tempo, ci dovrebbero essere opportuni appunto obblighi di comunicazione, ossia dire che cosa si sta facendo, come lo si sta facendo e a che livello si viene coinvolti all'interno della strategia. Bene, sono soddisfatto. Ok, andiamo avanti. Quindi, queste che sono, vedete, 5 più 2 fasi, possono essere a loro volta ancora più raggruppate a monte. Quindi sono tre fasi, tre macrofasi. Definizione del contesto, valutazione del rischio, trattamento del rischio. Nella prima fase, quindi, definizione del contesto, si deve analizzare tanto il contesto esterno quanto quello interno. Ci saranno delle slide riepilogative alla fine, ma già qui possiamo cominciare a parlare delle novità derivanti dall'aggiornamento del PNA. Il PNA riprende gli esiti di indagine che sono state fatte durante l'anno da parte di un gruppo di lavoro all'interno dell'ANAC, coadiuvato anche da esperti in tema di anticorruzione, che ha evidenziato anzitutto, sembrerà una cosa banale e poco importante, l'inadeguatezza delle analisi del contesto esterno fatte in media, ovviamente, dalle amministrazioni. Qui la slide che dice, prima di effettuare la valutazione del rischio è importante capire l'ambiente esterno in cui l'organizzazione opera. Ok? Quindi capire che cosa accade intorno dal punto di vista sociale, politico, economico, finanziario, normativo, culturale, sembrano frasi buttate là. In realtà non è così. Il PNA, in un suo passaggio, uno dei pochi passaggi molto incisivi, parlo dell'aggiornamento del PNA quando dico PNA adesso, quindi mi riferisco alla determinazione 12 licenziata il 28 ottobre 2015 da parte dell'ANAC, nel PNA c'è scritto ad esempio che per gli enti locali, soprattutto, sarebbe consigliabile andare a fare un'analisi del contesto esterno basata sui dati che vengono dalle pubblicazioni da parte del Ministero dell'Interno. Questo perché, sull'aggiornamento in tema di sicurezza, perché potrebbe essere utile per capire, ad esempio, se ci sono delle infiltrazioni di tipo mafioso. Okay? Per capire quali sono i dati di contesto. Il contesto è importante. Se non si conosce il contesto esterno, quindi con chi ha contatto l'amministrazione, anche la strategia anticorruzione potrebbe essere minata ex ante. Daniela Totera chiede, dice, per le aziende sanitarie, intanto per le aziende sanitarie, torneremo dopo sulle aziende sanitarie perché vedremo un esempio di una ASL sulla sua catalogazione dei rischi e delle aree e dei rischi. Ma al di là di questo, le aziende sanitarie, intanto c'è una parte dedicata ad hoc all'interno dell'aggiornamento del PNA. Se ancora non l'ha vista, la consiglio fortemente di vederla. Per le aziende sanitarie non ci sono disponibili questi dati da parte del Ministero dell'Interno, ma sarà importante capire l'azienda sanitaria quali sono i principali interlocutori con cui opera l'azienda sanitaria. I problemi delle aziende sanitarie, in fin dei conti, quali sono? Sono soprattutto grandemente quelli di relazione con stakeholder quali fornitori.
fornitori perché? Perché sapete bene che lì spesso, soprattutto nel passato, si sono addensate particolari macchie. Lo dico a ragion veduta in quanto vi parlo da Roma e sono romano e di Roma ebbi giovane appena laureato la fortuna, chiamiamola così, ma anche lo shock di partecipare con la cattedra di ragioneria dell'Università di Tor Vergata dove lavoro ad una consulenza che all'epoca venne affidata da due delle più grandi ASL, Roma B e Roma C di Roma, Roma B e Roma C, scusate, alla nostra università, dove veramente ne vedemmo di tutti i colori. Cioè, all'epoca parliamo degli anni dal 2005 in poi, 2005-2007, già che da lì poi si scatenò anche l'esigenza di un piano di rientro del deficit sanitario per il sistema sanitario regionale del Lazio, vedemmo che c'erano dei sistemi contabili completamente inaffidabili, non tanto per problemi di natura informativa e informatica, quanto per le modalità un po' troppo blande di gestire i rapporti contrattuali. Quindi, soprattutto per chi di voi è qui sintonizzato e lavora all'interno di aziende sanitarie, raccomando di leggere attentamente l'aggiornamento del PNA, che non è che poi dica molte cose nuove, questo è un problema un po' generale di impostazione e aggiornamento, ma infatti è solo un aggiornamento, non è un nuovo PNA. Ma appunto di andare a vedere come, di andare a interessarsi su come reperire informazioni di contesto che siano utili per queste tipologie di aziende. Dicevamo, contesto esterno, dopodiché, attenzione, aspettate che c'è qualche domanda. Allora, cioè sono importanti queste due osservazioni perché da qui possiamo andare avanti. Rocco Ieroni dice: a me sembra che Cantone con la determinazione 12, in particolare per i contratti pubblici, superi l'analisi e la valutazione dei rischi, individuando già l'area come a rischio e quindi proceda per l'esposizione delle misure. Signor Ierone, mi corre l'obbligo, ma soprattutto come consiglio, di mentirla parzialmente, nel senso che viene molto più disciplinata l'area dei contratti pubblici, c'è una sezione ad hoc all'interno, ma quelle sono presunzioni di default, quelle che sono all'interno del piano nazionale dell'aggiornamento del piano nazionale anticorruzione, quindi della determina in questione. Poi bisognerà andare a fare un'analisi di rischio puntuale che parte da una mappatura dei processi puntuale. Bisogna vedere caso per caso e di quale tipologia di amministrazione parliamo, perché poi le misure si dividono in obbligatorie ed ulteriori. Le misure possono essere le stesse, ma le modalità anche di applicazione delle misure possono divergere a seconda delle evidenze che vengono fuori. Francesca Lazzarotto aggiunge: ma la valutazione del contesto esterno non credo possa essere fatta in poco tempo e quindi entro gennaio 2016. Le prefetture non ci sono di aiuto. Diciamo che l'analisi del contesto esterno, questo può essere vero da un lato, ma diciamo criticabile, opinabile dall'altro, nel senso che è vero che adesso c'è poco tempo per fare l'analisi del contesto esterno, ma l'analisi del contesto esterno non è un qualcosa che nasce ora. L'analisi del contesto esterno era già richiesta all'epoca, quindi quando uscì la 198/2012, quando fu licenziato il primo piano nazionale anticorruzione, ed è stata una cosa che le amministrazioni, diciamo così, hanno preso un pochino sotto gamba, quindi non pensando fosse particolarmente importante, e quindi tutti quanti sono stati un po' bacchettati dall'ANAC. Non si può fare tanto affidamento sulle prefetture, purtroppo in generale, ma questo non perché le prefetture lavorino male, ma perché è storico che il collegamento che c'è tra prefettura e soprattutto organi di indirizzo, eventuale responsabile della prevenzione della corruzione all'interno dei comuni, o ci sono, e sono pochi i casi in cui c'è un collegamento ed un lavoro fianco a fianco, o in generale non ci sono. Questo è un problema storico che ci portiamo dietro. Di nuovo Ierone dice, in risposta a prima, la ringrazio quindi per lo scambio, quando parlavamo poco fa, relativamente alla valutazione che deve essere direttamente fatta. Mi riferisco all'analisi di rischio per determinarne il valore. Allora parliamo di un qualcosa di diverso, nel senso che l'analisi del rischio, anche qui c'è stato un problema, significa andare ad individuare prima i fattori abilitanti il rischio e poi andare a ponderare il rischio, quindi dargli una misura, un numero, che di solito va da 1 a 25. Lì l'ANAC in realtà non è intervenuta più di tanto. Queste sono cose che andavano fatte anche prima. Semmai si può, una cosa che dice importante l'ANAC è che io come altri esperti raccomandavamo già da un po' di tempo, è di non prendere l'operatore della media aritmetica quando si va a fare la valutazione del rischio, perché si rischia di che si rischia
rischia, scusate, che il rischio a valle venga sottostimato, perché se si fa la media delle risultanze delle domande all'allegato 5 del PNA, molto spesso può accadere che ci sia un rischio sottostimato. Comunque, proviamo un attimino a riprendere, adesso ci torniamo, proviamo un attimino a riprendere il filo del discorso in modo tale che manteniamo una certa organicità a tutto quanto il discorso. Diciamo quindi contesto esterno, contesto interno. L'analisi del contesto interno come si fa? Si fa mappando i processi. La mentela principe e delle amministrazioni e adesso paradossalmente anche da parte dell'autorità nazionale anticorruzione. Il problema qual è? Che la maggior parte delle amministrazioni, molte amministrazioni, o non hanno mappato i loro processi per nulla, ma queste sono pochissime, o li hanno mappati a tavolino, ma senza appunto un grado di partecipazione ampio, in alcuni casi non sono stati individuati nemmeno i referenti, quindi coloro che poi insistono sul processo, oppure ne hanno mappati solo alcuni ritenendoli più importanti, ma di fatto sono stati troppo pochi. Di fatto tutti quanti i processi dovrebbero essere mappati. Il PNA però si preoccupa e dice, ci sono amministrazioni dove lavorano pochissime persone, qui ci sono soprattutto gli enti locali piccoli, o dove ci sono poche funzioni o pochi processi, dove allora solo in quel caso, se ricorrono queste condizioni, allora si può fare una mappatura dei processi generalizzata o generica. In tutti gli altri casi è particolarmente raccomandato il fatto di fare una mappatura dei processi ampia e che prenda tutti quanti i processi. Molte domande oggi, c'è chi chiede quali sono le modalità più idonee per coinvolgere gli stakeholder esterni? Innanzitutto consultazioni e partecipazione attiva. Dice va bene, sentiamo parlare da tanti anni. Il problema è che la partecipazione diciamo, il coinvolgimento degli stakeholder non deve arrivare a ridosso, ad esempio, e questo lo hanno fatto moltissime amministrazioni, tante a ragioni in maniera giustificata perché non avevano tempo, ma non devono arrivare le consultazioni nel momento in cui si sta per adottare il piano anticorruzione, cioè una settimana prima, il 23 gennaio, in molti casi, 23, 25 gennaio, 18 gennaio, insomma a ridosso, ho visto siti di amministrazioni che pubblicavano in consultazione il loro piano anticorruzione. Ma lì in quel caso, tra l'altro il problema è che in quel caso se si fa qualche levata di scudi è più per proteste che a volte non sono nemmeno giustificabili, non c'è una vera partecipazione attiva perché non c'è tempo di aprire un tavolo tecnico, di accogliere le richieste, giusto o pretestuose che siano. Quindi è durante la formulazione del piano, quindi nei mesi che precedono il rilascio, la validazione del piano o la sua stessa bozza che devono essere coinvolti gli stakeholder esterni. E gli stakeholder esterni possono essere coinvolti in tanti modi, possono essere coinvolti già a partire da cose che sono sul sito delle amministrazioni e questa è una cosa molto positiva, ma noi sappiamo bene che il livello di alfabetizzazione digitale del nostro paese è ancora particolarmente basso, oppure tramite apposite iniziative all'interno delle amministrazioni. Lucio Cicala chiede, osserva, l'allegato 5 per molti processi risulta di difficile impiego. Non so bene cosa intende, la invito a esplicitare meglio la sua domanda. L'allegato 5 di fatto è quello che ci permette di rispondere alle domande. È vero in generale, perché è vero in generale? Perché alcune domande non si prestano proprio ad essere formulate per alcuni processi, ok? E soprattutto anche il valore che gli si può dare. Andando avanti, quindi, dicevamo la natura dei processi è la fase che riguarda il contesto esterno. Intanto il PNA definisce puntualmente un processo come un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse in un prodotto, quindi da input in output, destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione. Questa cosa è importante perché ci permette di capire che il processo è un qualcosa di quasi sempre, un qualcosa che è quasi sempre diverso dal concetto di procedimento amministrativo, che invece ha sempre una valenza esterna, sempre un atto che vincola in un certo qual modo l'amministrazione all'esterno, mentre invece un processo è un qualcosa che può avere come destinatario l'amministrazione stessa. Quindi si tratta di beni o servizi intermedi, la maggior parte dei casi di servizi intermedi, che vengono prodotti all'interno dell'amministrazione. E che cosa significa mappare un processo? Individuare quali sono le attività che vengono messe in atto e che possono essere appunto raggruppate all'interno di un processo, le fasi per la sua attuazione e infine gli uffici e i soggetti responsabili della sua implementazione. Andiamo avanti. Pertanto, prima si deve identificare un processo. Come si fa? Anzitutto si parte da un'analisi documentale, cioè che cosa fa l'amministrazione? Quali sono gli atti organizzativi che disciplinano l'attività dell'amministrazione? Si fanno delle interviste alla struttura e
E si può fare del benchmarking, quindi vedere quello che accade in amministrazioni similari. Poi c'è la descrizione dei processi, di nuovo con delle interviste, dei brainstorming e della compilazione di schede di processo. Infine, sarebbe utile, questo sì, che è bene farlo solo per i processi più importanti, altrimenti diventa una cosa da cui non se ne esce più, diventiamo un'azienda di consulenza organizzativa, per i processi più importanti sarebbe opportuno fare la predisposizione di un diagramma di flusso. Ok? Di nuovo mi interrompo un attimo perché Lucio Cicardo ha detto una cosa importante di cui ho paura che poi mi dimentico. Dice, quindi la soluzione, siccome il problema è l'allegato 5, quindi le domande per ogni processo a rischio, dice, quindi la soluzione potrebbe essere adottare altre domande e valori? Purtroppo no, perché un conto è seguire una logica meramente adempimentale, un conto è sganciarsi completamente dalla norma. La cosa migliore da fare, a sommesso avviso di chi vi parla, ma anche in accordo con gli orientamenti prevalenti e con la nuova determinazione ANAC, è quella di prendere le domande dell'allegato 5, farle comunque tutte e cercare di dargli un senso, e poi di utilizzare un criterio prudenziale che fa sì che venga assegnato il rischio, sia per l'area della probabilità sia per l'impatto, associato alla domanda che ha avuto il risultato più alto. Poi, se ci si accorge che effettivamente il rischio non è così elevato, lo si motiva nell'adozione delle misure e si dice perché una misura viene applicata in maniera più o meno spinta e per quale motivo invece si reputa che il valore che riviene fuori da un'analisi prudenziale potrebbe essere troppo prudente. Il problema è che la media di solito ha dato problemi e questo appunto lo mette nero su bianco anche l'aggiornamento del PNA. Quindi, il punto di partenza per la mappatura dei processi qual è? È appunto la mappatura dei processi delle aree che sono considerate a rischio di default. Vedremo in conclusione che oltre a queste quattro aree che vedete sulla slide, che sono ancora quelle considerate a rischio di default, quindi le aree di rischio, diciamo, già considerate tali, senza alcuna analisi particolare da parte delle amministrazioni, se ne aggiungono altre quattro e adesso infatti si parlerà di aree generali. Dopo vedremo in puntuale quali sono le quattro. Quindi, che cosa accade? Che la prima fase, andando ad un livello molto ma molto operativo, che cosa accade? È che bisogna mettere, predisporre un bel foglio Excel o con un altro, diciamo, programma che ritenete utile all'uopo, dove si comincia a costruire tutta quanta la struttura che porterà alla realizzazione del vero e proprio piano, okay? A partire dai processi. Quindi si prendono le aree a rischio, okay? Che sono 8 a questo punto, le aree di default. Si vede se ci sono ulteriori aree di rischio, e qui gli allegati del PNA forniscono delle semplificazioni. A quel punto, ad ogni area di rischio ci si associano i processi, quindi dovete immaginare, rispetto alla slide che vedete qui davanti a voi, che sulla sinistra ci sia un'altra colonna ancora, che qui ho omesso di mettere, che è quella area di rischio. Quindi c'è l'area di rischio, ad esempio, acquisizione e progressione del personale. Vicino ci si mettono tutti quanti i processi che riguardano quell'area. Se del caso, e riviene fuori dalla mappatura questo, le attività in cui si divide il processo, ma cosa importante, tutte le unità organizzative che in maniera più o meno rilevante sono coinvolte nel processo. Okay? Quindi l'esito della mappatura dei processi deve essere una tabella Excel con quattro colonne, un numero di righe imprecisato, dove c'è l'area di rischio, i processi, le attività e le unità organizzative. Okay? Questo, ad esempio, è il catalogo dei processi di una ASL, no? Vedete? L'area di rischio personale, acquisizione e progressione personale, questi sono i processi che sono comuni, anche qui ci sono dei suggerimenti da parte del PNA, ma se ne possono aggiungere altri. Poi vedete, qui non è diviso in attività, ma ci sono tutte le strutture e i soggetti coinvolti. Quindi questo è l'esito della primissima fase. Okay? Che succede però? Che parlavamo delle aree di rischio. Rocco Ieroni mi fa un assist perché dice per la sanità la maggior parte sono aree ulteriori. Guardate questa ASL, ad esempio, quante altre aree di rischio ha individuato per quelle obbligatorie? Vedete, gestione di risorse umane, gestione della fase esecutiva dei contratti, lavori, servizi e forniture, gestione farmaci, relazioni con il pubblico e marketing, gestione dei rischi di lavoro dei dipendenti, attività sanzionatoria, le sto citando in ordine sparso, perché poi effettivamente a seconda delle amministrazioni le aree di rischio possono essere aumentate. Non è che possono essere aumentate discrezionalmente, non vorrei che adesso, diciamo, vorrei trarvi in inganno. Quando si reputa utile che appunto
Identificare ulteriori aree di rischio sia prodromico ad una strategia anticorruzione più efficace, allora tal caso di frode. Nella seconda fase, vedete, c'è la cosiddetta identificazione e diciamo analisi del rischio. Significa identificare le fasi. Anche qui ho fatto una checklist, quindi io conosco l'area a rischio, conosco i processi che insistono su quell'area a rischio. A quel punto mi devo chiedere, se lo dovrebbero chiedere soprattutto i dirigenti, ma anche gli altri dipendenti che lavorano per singola area, funzione, a seconda di come è organizzata appunto l'amministrazione, quali sono i rischi che possono intervenire, i rischi che appunto hanno la possibilità di sfociare anche in episodi corruttivi, nel senso molto ampio del termine di cui abbiamo detto in avvio. Quindi ci si comincia a chiedere quali sono i rischi, si butta giù una checklist. Anche qui ci sono dei rischi generici, generali, che vengono suggeriti da parte del PNA, e il PNA stesso suggerisce di appunto integrarli con i rischi che si individuano ad hoc all'interno delle amministrazioni. Un'altra cosa particolarmente utile è un'analisi dei dati giudiziari. Ci si può riferire alle banche dati che ci sono presso presso la Corte di Cassazione o presso le corti di appello, ma soprattutto può essere utile fare un'analisi dei dati giudiziari anche di tipo mediatico, ossia vedere che cosa ha riportato la stampa negli ultimi anni, quindi l'analisi appunto della stampa. Dicevamo, il PNA, eccolo qui, offre una prima checklist. Questo è l'allegato 3, cioè un esempio, elenco semplificativo di rischi specifici. Ok? Quindi, tornando al caso di cui vedevamo prima, no? Vi ricordate? Quindi c'è di nuovo l'area di rischio, il processo e le strutture coinvolte. In questa slide ho omesso di mettere la colonna delle strutture coinvolte e ho messo a fianco, vedete, gli eventi rischiosi. Quindi vedete che passo passo si costruisce appunto l'architettura di quello che sarà poi il piano, perché poi il riporterà in maniera discorsiva tutto quello che è venuto fuori dall'intera applicazione della UNISO 31000, quindi per la gestione del rischio. Ok, vediamo se ci sono qualche altra domanda. Aspettate, c'è una domanda di Zamberletti che voglio leggere bene per capire. Allora, le aree di rischio generale individuate negli approfondimenti 1 e 2 della determinazione 12 sono nuove aree obbligatorie in aggiunta a quelle individuate dal PNA, ovvero le assorbono, in particolare per quanto riguarda la sanità. Per questo dobbiamo vedere, dovrei aprire un attimino il piano, perché adesso non ricordo puntualmente le aree per la sanità. In generale, quando c'è un'area che c'è in pressione, assorbe altre, se siamo di nuovo nella logica adempimentale, è ovvio che si riconduce ad un'area unica. L'importante è che tutte le aree considerate obbligatorie ci siano, quelle vecchie. Quelle generali sono quelle aggiunte, ce ne sono quattro di natura generale. Adesso non ricordo puntualmente, dico in maniera molto onesta, quali sono tutte quelle aggiunte per la sanità. Okay. E a quel punto che cosa accade? Che si hanno tutte le aree di rischio, il che non significa che le aree di rischio siano esaurite, ce ne potrebbero essere altre ancora. Ok? Qui vabbè, poi li potrete vedere sulle slide, ho messo due casi giudiziari, perché vi dicevo l'importanza dei casi giudiziari, questo appunto sempre in sanità. A quel punto che cosa accade? Dopo aver identificato i rischi, c'è la fase di analisi dei fattori abilitanti e eventi rischiosi. Altra novità del PNA nella sua versione aggiornata, cosa che io come altri esperti consigliavamo già da tempo. Cioè, il punto qual è? Una volta che si identificano, sia che si prendano quelli di default del PNA, sia che se ne identifichino ulteriori e ben venga da parte delle amministrazioni i possibili rischi, bisogna anche capire qual è la genesi del rischio. Cioè, quali sono le cause, le determinanti o i fattori abilitanti che appunto possono determinare il verificarsi del rischio. Okay? In questo modo, una volta che io so quali sono i fattori che principalmente possono abilitare un rischio, a quel punto in maniera semi-automatica posso anche conoscere tra le misure obbligatorie e quelle del PNA e quelle ulteriori che posso mettere in campo, scegliere quella che meglio fronteggia il rischio. Addirittura lo può fronteggiare talmente meglio da impedire che si verifichi, non solo a minimizzarlo. Okay? In generale sono tre i fattori abilitanti riconosciuti anche dalla letteratura che possono, diciamo, abilitare, quindi, diciamo, dare modo a un evento rischioso di verificarsi. In generale questo può avvenire quando? Quando ci sono una o pochissime persone con monopolio o oligopolio del potere che devono decidere relativamente all'esito con quale parti più importanti di un determinato processo. Oppure, quando all'interno del processo
vige organizzativamente ha dato un'eccessiva discrezionalità. Quindi, se ci sono persone che possono decidere e le maglie sono molto larghe, questo può portare a comportamenti devianti. Infine, una carenza di accountability, intesa come una mancanza di controllo, trasparenza lungo tutta la procedura. E non parliamo di trasparenza solamente in termini legali e di pubblicità, che anche pure adesso è disciplinata in maniera molto assillante da parte del 33 dei 12, ma parliamo di una trasparenza lungo tutto il processo, intesa anche come azione di trasparenza, anche all'interno delle amministrazioni. Okay. Lucio Cicala ci chiede quante domande oggi, meno male. Ci chiede, per le strutture complesse come le regioni, il piano può essere parcellizzato per dipartimento se ritenuto opportuno? Caro signor Cicala, ni. Perché ni? Da un lato è ottimo individuare per dipartimenti i referenti, un'altra cosa che lamenta il nuovo piano anticorruzione, piano nazionale anticorruzione. Ci sono stati dei casi in cui viene individuato il responsabile e poi è il responsabile che si è tirato giù il piano. Cioè i referenti o non sono stati individuati o sono stati individuati solo sulla carta. Quindi mettere dei referenti per dipartimento è una cosa utile. A quel punto i referenti possono lavorare anche con un discreto grado di autonomia all'interno dei loro dipartimenti, eventualmente con dei subreferenti per la redazione delle parti del piano che appunto riguarderanno i processi che insistono su quei dipartimenti. Ma poi però un tavolo tecnico di confronto con i dirigenti degli altri dipartimenti, e quindi anche con responsabile per prevenzione della corruzione, sarebbe via più consigliato in modo tale da dare un'unità della strategia anticorruzione all'interno delle amministrazioni. Anzi, dell'amministrazione, anzi, sarebbe ancora una cosa ancora migliore fare dei tavoli prima, dove ci si mette d'accordo, ok, vogliamo in un certo qual modo dipartimentalizzare ai fini sostanziali per la redazione del piano la regione. Bene, quali sono i fattori comuni, cioè le chiavi di lettura comune e i processi? In questo caso, come bisogna procedere in maniera comune per redigerlo. Quindi è opportuno scendere nella piramide organizzativa, però senza perdere il concetto di unità. Ok? Bene. Vincenzo Andretta dice, se applichiamo questa ultima slide in sanità abbiamo svoltato. Guardi, le assicuro che molte, siccome faccio questo lavoro non solo tramite Formez, ma anche privatamente, non fosse altro per il fatto che appunto la SMA e anche Formez nella sua veste di punto di contatto con il Dipartimento della Funzione Pubblica non riescono ad assorbire la formazione. Ci sono tante altre aziende ospedaliere, glielo garantisco, che già provano a fare l'analisi dei fattori abilitanti e che non hanno del tutto sconfitto il male o fatto un ottimissimo piano. Quindi sicuramente può arrivare, ma non è così risolutiva come scrive. Quindi questi sono i fattori abilitanti principali. Poi possono essercene degli altri, attenzione, e lascio un po' la riflessione a voi. In generale, dei fattori abilitanti possono essere fattori come la cultura della legalità, scusate, il funzionamento del sistema giuridico, quindi la certezza della pena, la burocrazia, perché attenzione, così come l'eccesso di burocrazia, così come l'eccessiva discrezionalità può favorire comportamenti devianti, anche l'eccessivo dettaglio delle cose può, diciamo, celare delle situazioni non chiare. Qui lo accenno, ma non mi spingo oltre, è come quei casi in cui si osservano dei bandi di concorso dove ci sono moltissimi punti di interscambio in cui il candidato può proseguire la sua partecipazione. Anche lì, che sembra che sia particolarmente dettagliato il bando, quando è troppo dettagliato, potrebbe essere fatto ad hoc, tra virgolette, per avere, diciamo, l'ok oppure il compiacere di tutte le persone che sono coinvolte nel processo di selezione. Quindi bisogna fare attenzione. Ok? Stefano Bellotta chiede, il nuovo PNA ritiene che i referenti non vanno attivati negli enti non complessi. Non parla tanto di non complessità, ma soprattutto in quelli, qui è un problema di dimensione. E comunque chiede, mi chiede in sostanza la differenza con i responsabili dei servizi ai fini del piano triennale di prevenzione della corruzione. Ci può essere corrispondenza tra i responsabili dei servizi, parliamo soprattutto di un comune, dei vari servizi e referenti, ma non è sempre così, nel senso che si possono individuare anche altri referenti. Ad ogni modo, attenzione perché l'obbligo, diciamo, non l'obbligo, anche i referenti sono, siamo sempre a livello di consiglio che dà l'aggiornamento del PNA, ma i referenti, diciamo, possono non essere individuati negli enti di piccola dimensione. Okay?
perché piccolo e non complesso non sono sempre la stessa cosa. Ok? Andiamo avanti. Quindi, qual è l'output dell'analisi del rischio? Guardate un po', ho aggiunto ancora una colonna, anzi due colonne. Abbiamo i processi e delle attività, le unità organizzative. In questo caso ho messo, in questo caso vedete, non sono tagliati perché qui non mi interessava, solo 21, 22, 23, gli eventi rischiosi. E infine i fattori abilitanti. M sta per monopolio, D discrezionalità, A accountability. Ciò non toglie che per ogni singolo rischio ci possono essere più fattori abilitanti. È importante individuare tutti gli eventi rischiosi perché che il PNA già nella sua vecchia formulazione chiedeva la costruzione, nonché anche la pubblicazione, ne sarebbe opportuna all'interno del piano, del cosiddetto catalogo degli eventi rischiosi. Ok? Quindi non si può parlare di rischi così generici, ok? Ma dei rischi. Attenzione, facciamo un esempio di evento rischioso. Ok? Non è che evento rischioso è il rischio di corruzione, no. L'evento rischioso è la situazione in cui si potrebbe verificare un episodio che ricade nel concetto di corruzione, così come enucleato all'inizio, quindi molto ampio. Ok? Non ci sono particolari domande, le cose che avete detto sono sostanzialmente corrette. Quindi guardate qui, riprendendo il caso del catalogo degli eventi rischiosi per il processo reclutamento, acquisizione e progressione personale, processo reclutamento, tutti gli eventi rischiosi, quali sono i fattori abilitanti per ogni rischioso? Dicevamo. Esempio di evento rischioso. Ad esempio, viene fuori che c'è un'irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al candidato al reclutamento di candidati particolari. Scusate, non è che viene fuori. Ci si rende conto che se ci fosse, quello sarebbe l'evento rischioso, allora si dovrebbe verificare un caso di malamministrazione, ok? Con un vantaggio privato per qualcuno e l'abuso di potere da parte di qualcun altro. Questo quando è che può verificarsi? Quando c'è troppa discrezionalità, ad esempio, nella stesura del bando da parte di boh, una, due, tre persone, ok? O quante ne sono, comunque non è regolamentato, e dall'altro lato una mancanza di trasparenza. Andiamo avanti. Oh, a questo punto si arriva alla questione più annosa di tutto il vecchio PNA, che viene risolta in maniera parziale, ma si erano trovati gli opportuni escamotage, ma qui nel senso buono del termine, quindi le opportune riflessioni per far sì che avesse più senso, della ponderazione del rischio per ciascun processo. Perché a questo punto che cosa accade? Dopo aver effettuato la mappatura dei processi e individuato gli eventi rischiosi, si dovrà procedere alla valutazione del loro grado di rischiosità. La valutazione della rischiosità dei processi deve essere effettuata, vedete, attraverso un'analisi di due dimensioni. Quindi ci sono le famose domande dell'allegato 5. Ce ne sono 5 sul fronte della valutazione della probabilità, okay, e 4 sulla valutazione dell'impatto. Perché? Perché probabilità e impatto sono le due variabili chiave, no? Bisogna vedere quanta probabilità c'è che si verifichi quel rischio e che cosa accade se quel rischio si verifica. Cioè, quali sono gli impatti in termini organizzativo, economico e reputazionali che subisce l'amministrazione? Aspetta un attimo, si era bloccato il mouse. Oh, allora, in ragione delle domande del PNA, che cosa può accadere? Guardate sulla sinistra della vostra slide. Le domande sono 10 in tutto. Quindi, che cosa può accadere? Che se si assegnasse ad ogni singola domanda relativa al rischio per l'impatto e ad ogni singola domanda relativa per il rischio e la probabilità il valore 5, verrebbe fuori un rischio di 25, che è il rischio massimo. In generale il rischio può andare da 1 a 25. Ma come si fa a costruire questa matrice, a vedere dove ricade il singolo rischio relativo al processo? Praticamente si risponde per ogni rischio, ok? Attenzione, si dovrebbe rispondere per ogni rischio, ma poi alla fine è più opportuno rispondere per ogni processo. Okay? Quindi per ogni processo io vado a valutare il rischio. Okay? Quindi dico, ad esempio, vedo il rischio reputazionale è 3. Okay? Scusate, il rischio reputazionale. L'impatto reputazionale è 3. Vedo che c'è tanta discrezionalità su, ad esempio, quello che viene fatto all'interno di quel processo. Quindi gli assegno una probabilità 5 e via dicendo. A quel punto che si fa? Si fa prima la media, questo è quello che dice il PNA di base, eh? Si fa prima la media delle domande della probabilità, poi la media delle domande per l'impatto e poi si va a fare la moltiplicazione. Cosicché se è venuta una media di 5 per la probabilità ed una media di 3 per l'impatto, ci andremo a collocare a 15.
il rischio del processo è 15. Problemi del PNA da questo punto di vista. Una marea. Andiamo per ordine. Primo problema. Non tutte le domande hanno l'intera scala, che può andare appunto da 1 a 5. Questo lo potrete verificare agevolmente. Quindi significa che alcune domande di default già non gli posso rispondere 2 piuttosto che 4. E questo è un problema, perché dovrebbero avere tutte quante ex ante, parimenti probabilità di verificazione, i valori, se dico che i valori vanno da 1 a 5. Seconda cosa che in generale non va bene. Non ci sono le soglie. Cioè, all'interno del PNA, dell'allegato 5 al PNA, non è detto che ad esempio i rischi che vanno da 1 a 6 significa che sono trascurabili, da 6 a 12 medi, da 12 a 18 rilevanti, da 18 a 25 critici. No, lo deve determinare l'amministrazione. Così che si può verificare il caso, invece guardate alla destra della vostra slide, in cui c'è un'amministrazione che ha deciso che da 12 in poi il rischio è critico, mentre invece l'altro ha deciso che fino a 15 il rischio è rilevante e non critico. E quindi si hanno scale di misurazione differenti. Questo non solo può essere un problema per mettere in campo le misure, ma in generale, se vado a prendere enti molto simili, nemmeno posso paragonare, comparare i loro piani anticorruzione. Ok? Oh, vedo delle domande tecniche, tipo noi abbiamo fatto così, media tra punteggi minimi e massimi. Pregherei a chi mi coadiuva qui in sede di prendere queste domande e poi risponderò ex post alle persone, perché sennò adesso andiamo proprio sulla tecnica. Quindi Vaccari, non si preoccupi, le risponderò, le farò avere la risposta, ma adesso nel frattempo andiamo avanti, altrimenti non riesco a finire. Pertanto, alla fine della fiera si avrà un output della ponderazione del rischio. Che cosa significa in termini operativi? Significa aggiungere un'altra colonna, che è quella del rating del rischio. Qui faccio l'esempio in cui all'interno dei processi si va da ogni evento rischioso. È già una cosa fatta bene se io ho mappato bene il processo, ho le unità organizzative, gli eventi rischiosi, i fattori abilitanti, e a quel punto faccio un rating di sintesi. Quindi vado a valutare tutti quanti i rischi, se sono vicini. Altrimenti è pure buono e sarebbe utilissimo fare un'analisi per ogni singolo evento rischioso. Ok? E vedete, rilevante, medio, critico. Una volta fatta appunto l'analisi del rischio, la fase di trattamento, ancora sull'analisi, capite bene che, ritorniamo un attimo allo specchietto perché è importante questo passaggio, perché lo consiglia anche il PNA. Una volta che si risponde ad esempio a tutte le domande sulla probabilità, supponete che una domanda mi dia esito 5 e le altre 4 mi diano tutte quante 1. Capite bene che se io vado a fare la media sul fronte di probabilità, mi verrà un valore intorno a 2, quindi un rischio particolarmente basso. Okay? Anzi, mi darà un rischio particolarmente basso, perché anche qualora mi venga il valore medio più alto, quindi 5, sul fronte dell'impatto, andate lì a incrociare i valori, c'è un rischio di 10 su 25, che è comunque abbastanza basso. Ecco, questo è un problema, perché si rischia di sottovalutare cose che invece sono lampanti. Io faccio sempre, non so qui quanto abbiamo gente di altre aziende ospedaliere, faccio sempre l'esempio delle analisi del sangue, no? Se voi prendete due pazienti che fanno tutti e due le analisi del sangue, uno inavventatamente si va a fare un'analisi del sangue nel mezzo di una bella herpes, uno sfogo sulle labbra, un herpes labialis, e quindi gli viene fuori, ad esempio, che ha dei valori, ha un valore alterato, in particolare il VES, l'eritrosedimentazione, che ne so, ce l'ha a 70. Quindi c'è un solo valore che non va bene. Tutti gli altri in generale vanno bene, salvo magari un pochino anemico, un pochino stressato. Quindi, no, non solo, c'è un po' di valori, diciamo, che non vanno bene. Un altro invece va a fare l'analisi, c'ha tutti quanti i valori che vanno tendenzialmente bene, e poi ce n'è uno solo che invece non va bene, che è la glicemia, che supponete sta a 350. Ora, se io andassi a fare la media di tutto, mi accorgerei che sembrerebbe che sia peggio la persona con l'herpes piuttosto che quella che si rischia di andare in coma diabetico. Pertanto, il valore delle singole domande è importante. Quindi, qual è il consiglio che davamo già noi primi esperti e che l'ANAC ha recepito nell'aggiornamento del PNA? È quello di utilizzare il criterio della prudenza, quindi di prendere il valor massimo per ciascuna delle due dimensioni. Se poi, dicevo, ve lo accennavo già prima, ci si accorge che prendendo il valore massimo forse si rischia una sovrastima eccessiva del rischio di corruzione, di questo si potrà dare adeguata motivazione e illustrazione all'interno delle parti discorsive del piano, dicendo perché si è scelto di presidiare in maniera diciamo meno intensa rispetto al rischio che è venuto fuori, o perché si è scelto di non procedere.
Non fosse altro perché, cari signori miei che siete all'ascolto, il fatto di dire che, che quella zona, quell'area è ad elevato rischio, già questo è da deterrente. È un forte deterrente. Perché è vero che non posso anche non mettere in campo nessuna misura, ma se io so e se anche qualcuno da fuori leggendo il mio piano si accorge che c'è un rischio, che ne so, di 20 su quell'area, chi lavora in quell'area ci pensa due volte se vuole assumere dei comportamenti devianti. Quindi attenzione a questa cosa, che probabilmente è la novità più evidente accolta, non che non si fosse diffusa già prima, ma accolta all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione. Dicevamo, la fase finale è quella del trattamento dei rischi. Ok? Quindi siamo penalizzato il contesto esterno, si sono mappati i processi, si sono identificati tutti quanti i rischi, sono stati analizzati, che significa analizzare i rischi, trovare dei fattori abbianti, si pondera il rischio, quindi gli si dà una misura con le, diciamo, accortezze di cui parlavamo prima. A quel punto si devono individuare prima e progettare poi le misure per la sua mitigazione. Ok? Sapete bene che il PNA distingue le misure in obbligatorie ulteriori, quindi quelle obbligatorie sono quelle derivanti da disposizioni normative e quindi da prevedere necessariamente all'interno del piano. Ok? Quelle ulteriori sono misure che non derivano appunto da disposizioni normative, ma che possono ben essere messe all'interno del piano. Oh, allora, qui non vorrei fare pubblicità occulta a qualcuno. C'è ad esempio Vincenzo Andretta che chiedeva, dice, ha la possibilità di indicarci un software già testato open source da poter utilizzare per la mappatura del rischio ed in genere? Allora, per mappare i rischi, a parte che si potrebbe costruire da Excel con un pochino di buona volontà o un PowerPoint o un Word, ma in realtà esiste sempre da parte di Microsoft un programma che dovrebbe esserci anche seppure con qualche funzione limitata, ma va benissimo per i vostri fini, che si può utilizzare, ma verificate che non sia a pagamento, altrimenti qui lo dico e qui lo nego, ho fatto pubblicità, ripetevo, ho fatto propaganda impropria per qualcuno, che si chiama Microsoft Visio. Dovete cercare Microsoft Visio in licenza gratuita o il trial, vedere quello che vi dà, perché secondo me si ottiene gratuitamente, open source, ed è molto comodo, ed si usa in maniera molto intuitiva, è tipo PowerPoint, per la mappatura dei processi. Quindi io consiglio questo software, Visio, come si legge così come pronunciato, Microsoft Visio. Però vedete, verificate che non sia a pagamento, quindi spero di averle dato una dritta. Le misure obbligatorie, qui dovremmo cominciare a parlare di misure obbligatorie una per una e capite bene che non basterebbe un solo webinar, ma ce ne sono diversi. Sono tutte importanti, alcune hanno attirato ma maggiore attenzione, altre no. Su tutte non so niente certo di nuovo oggi, la rotazione del personale, dove molti si sono appunto lamentati del fatto che la rotazione del personale non potesse essere fatta o per competenze specifiche non acquisibili grazie alla rotazione o per ridotte dimensioni o per altri motivi validi. Okay? E poi ci sono le misure ulteriori. Di queste invece ne parlo più volentieri. Che cosa sono? Atti organizzativi interni, ulteriori rispetto a regolamenti che già sono in essere, ad esempio all'interno delle amministrazioni, vedete, mediante i quali si possono individuare regole, criteri, i confini entro i quali si esplica l'autonomia decisionale dell'ente e del soggetto appunto che detiene il potere, procedure ulteriori di controllo interno e azioni di trasparenza. Cioè pubblicazione sui siti web di informazioni aggiuntive rispetto agli obblighi attualmente imposti dalla normativa. Questa è la cosa a cui fare attenzione, perché molto spesso, io non lesino mai le critiche, le polemiche quando c'è da farle, diciamo che ci chiedono veramente le analisi di ogni tipo del sangue col decreto legislativo 33-2013 e cose che sarebbe molto opportuno pubblicare, e infatti anche su questo si è espresso la legge 124 del 2015 dello scorso agosto, ad esempio sulle procedure di affidamento dei lavori pubblici e degli appalti, perché abbiamo già tante cose in ballo. Ma il codice degli appalti è da novellare e la trasparenza legata agli appalti è da aumentare in termini di trasparenza procedurale, cioè tutto quello che si fa, questo ancora manca. Le misure ulteriori, ecco, Dal Monte dice che non è open source Visio. Cercate bene perché credo si possa trovare, almeno una versione trial e poi prolungabile, quindi vedete bene che ricordavo che
cercato così di primo acchito, probabilmente non lo trovate open source, però insomma vediamo, altrimenti cercherò di darvi qualche altro suggerimento. Posto, ripeto, che a partire da un PowerPoint piuttosto che un file Word, se vi mettete con forme e cose potete fare benissimo a produrre processi e tutti i diagrammi di flusso che volete. Qui c'è un elenco di possibili misure ulteriori. Ah, quel po' ulteriori. Alla fine c'è la selezione delle misure. Quindi ogni misura deve rispondere ai seguenti criteri: se è idonea a ridurre tutte una o tutte e due le variabili principali che possono scatenare, che appunto una scatena l'altro, gli impatti che si hanno sul verificarsi del rischio, quali sono i costi, ok, per mettere in campo una misura, costi ovviamente la maggior parte delle volte non monetari ma organizzativi e di coordinamento, ma attenzione a non impigrirsi qui, devono essere costi reali, non in ragione di eventuali conflitti umani esistenti, che pure ci sono, lo sappiamo, all'interno delle amministrazioni. Chiedersi se è realizzabile con le competenze presenti o acquisibili nel triennio. Oh, breve passo indietro. Il potere sanzionatorio dell'ANAC sta anche nell'andare a sanzionare quell'ente o quell'amministrazione che ha previsto una determinata misura, l'ha dettagliata più o meno bene all'interno del suo piano e poi non gli ha dato alcun seguito. Ok? Anche qui si può essere sanzionati. Infine, bisogna vedere se può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano. Qui, nuova colonnina, si mette la misura. Poi sarà opportuno fare delle schede misure dove si dettaglia come fare le misure. Dice a questo punto che si fa? Eccola qui la progettazione esecutiva con le schede misure. Quindi per ogni attività, si intende attività relative all'adozione della misura, quali sono i tempi per la realizzazione? Chi è che deve mettere in campo la misura, o beh, applicarla? E quali sono gli indicatori per vedere se la misura viene correttamente adottata e soprattutto per un processo di monitoraggio. Ok? Bene. Questi sono dei casi, trasparenza e codici di comportamento. Quindi vedete, ad esempio, la trasparenza, no? Che dovevano fare le amministrazioni prima, creare la sezione amministrazione per trasparenza, poi produzione e comunicazione secondo le procedure delle informazioni necessarie ai fini del riempimento della sezione. Pubblicazione, aggiornamento dei dati, monitoraggio periodico sull'assolvimento di obblighi e pubblicazioni. I tempi, chi lo deve fare e quali sono gli indicatori di monitoraggio. Ok? Questo è il codice di comportamento. Questo, ad esempio, è il trattamento dei rischi, ad esempio di un'ASL. Vedete, rotazione del personale, quali sono le azioni di gestione e mitigazione del rischio corruzione, i tempi di scadenza e i deputati alla realizzazione. Che cosa manca in questo caso che io ho estrapolato? Mancano gli indicatori, ok? Quindi sono importanti. Io ho preso il caso di un'amministrazione che ha fatto delle buone schede di misure, ma mancano gli indicatori. Ok. Una cosa importante, ripresa anche all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione versione aggiornata, che nella maggior parte dei casi manca il collegamento tra il piano stesso e il piano delle performance, già che, diciamo, agire sul fronte corruttivo, se si abbassa il rischio di corruzione, teso in senso lato, da parte delle amministrazioni, che cosa dovrebbe accadere? Ci dovrebbe essere un riflesso positivo sulle performance. Ora, vado a chiudere così poi lascerò la parola a Patrizia, che ovviamente è la fase finale di monitoraggio, che ad esempio si può fare con i bollini. C'è la relazione che deve essere fatta ogni anno. Andiamo un attimino a passare in rassegna veramente 2 minuti l'aggiornamento del PNA. Queste sono le criticità emerse, vedete? Bassa qualità generale, la tipologia di amministrazione, la collocazione geografica, le dimensioni sono variabili condizionanti alla redazione di un buon piano. C'è un'analisi di contesto scadente, già ve l'ho detto, come pure di una mappatura dei processi inadeguata. La valutazione del rischio e il trattamento del rischio sono insoddisfacenti, soprattutto la prima per la mancanza dei fattori abilitanti che non erano inseriti nel PNA e la seconda per la mancanza. Per i problemi a cui danno luogo i fattori aritmetici utilizzati per appunto la valutazione del rischio. Il trattamento del rischio in molti casi è insoddisfacente, le misure sono state messe solamente su carta. Okay? C'è un basso collegamento con le performance che non va bene ed una bassa partecipazione degli stakeholder. Il sistema di monitoraggio in generale è stato notato essere insufficiente. Che si è fatto solo un aggiornamento, questa slide poi la leggete, perché siamo in attesa, come vi accennavo all'inizio, di che cosa? Dell'emanazione del decreto, appunto, a cui il governo è stato delegato con la legge 124 del 2015, segnatamente l'articolo 7, lettera D, di
dice che cosa deve essere fatto per migliorare la normativa anticorruzione, vedete su tutto precisazione dei contenuti del procedimento di redazione del piano nazionale anticorruzione, quindi il nuovo piano, quello vero e proprio, lo avremo dopo questa legge, che aspettiamo nel primo semestre del prossimo anno. Okay? L'aggiornamento del TPNA, qui ci ho messo tutte le novità, che in realtà sono poche, perché sono sempre quasi raccomandazioni. Okay? Ad esempio, piano triennale trasparenza come sezione del piano triennale, questo era già consigliato e viene ribadito il consiglio. Un'altra cosa, è stata suggerita una doppia approvazione del piano da parte degli organi di indirizzo, in bozza schema e poi quello definitivo. Nei comuni che ci sia un'approvazione generale dell'assemblea e poi l'adozione definitiva in giunta. Si parla dei referenti, ma ancora vedete il punto 8, una sola eventualità. Si parla del bisogno di fare una formazione modulare più specifica per tutti i dipendenti, perché comunque, nonostante le amministrazioni siano date da fare, risulta mancante. E inoltre, eccole, perché non me le ricordavo a memoria, quali sono le aggiunte, l'aggiunta di nuove aree di fatto obbligatorie, ora chiamate generale, che sono gestione entrate, spese e patrimonio, controlli, verifiche, sezioni e sanzioni, incarichi e nomine, affari legali e contenzioso. Quindi queste sono le parti nuove. Aspettate, qui c'è stato uno sdoppiamento di slide. Ah, ovviamente ci sono delle aree specifiche per tipologia di amministrazioni. Attualità e prospettive, quali traiettorie? Aspettiamo, ve lo dicevo, l'ho già detto parlando, nel nuovo codice degli appalti. Aspettiamo di vedere, ne abbiamo parlato per nulla, ma un'altra determinazione importante dell'ANAC di quest'anno, quella dello scorso luglio 17, se non vado errato, la numero 8 2015, che parla dei soggetti, quindi casi di controllo diretto, partecipazioni, società in house, enti solamente partecipati, anche lì quella è un'area particolarmente sensibile. Aspettiamo appunto i decreti di attuazione della norma PA in tema di semplificazione degli oneri, in tema di trasparenza e anticorruzione. E attenzione, un'altra novità è che c'è l'obbligo, appunto, il piano di prevenzione della corruzione anche per gli ordini professionali, sentenza del TAR, questa qui non ho riportato i riferimenti, ma poi ve li invio. Okay? E quindi vedremo come si muoveranno. Mi sono reso conto che a un certo punto, non so se c'è qualche domanda che ho omesso, ma capite bene che siamo andati con una fretta che purtroppo abbiamo dei tempi contingentati, non possiamo fare diversamente. Io spero di avervi dato qualche incipit, se ci sono delle domande rimango a disposizione, o tramite il forum o anche la mia casella di posta elettronica, non so se era all'inizio, ma comunque a brunelli@economia.uniroma2.it. Scusate veramente per l'eccessiva velocità, nel senso che mi rendo conto che si fa fatica anche a non mangiarsi le parole per voler dire tutto. Vi ringrazio molto, auguro a tutti voi delle serene festività alle vostre famiglie e a questo punto non so se siamo pronti, potrei cedere la parola a Patrizia Schifano. Vediamo, abbiamo altri 30 secondi, se c'è qualche domanda. Nel frattempo, insomma. Sempre sull'RPC, Raffaella Zamberletti, quali le regole di regolamento? Beh, qui parla chiaramente il piano nazionale anticorruzione, in generale deve essere un dirigente di primo livello e stabilizzato, già quello diciamo taglia parecchi aspiranti. Non è obbligatorio, però in generale questo dovrebbe essere il percorso da seguire. Vediamo un po', c'è qualcuno che ha scritto il nuovo PA. Assolutamente sì, Stefano Bellotta, confermo quello che dice. Brunelli@economia.uniroma2.it, il 2 a numero. Guardate, ve lo scrivo, va? Dovrebbe stare sulle email, ma. Ok, a questo punto io direi che Patrizia Schifano dovrebbe essere pronta, cara Patrizia, che saluto anche lei, gli faccio gli auguri anche in diretta video. E vi saluto di nuovo caramente, a disposizione. A presto, vedremo di rispondere alle domande che non sono state ancora fatte.